Loro ci hanno messo la faccia. Noi ci abbiamo messo le mega fabbriche. Hanno visto come li fanno e ora li hanno provati. Da protagonisti. Estreme, raffinate. Sono moto in grado di soddisfare ogni esigenza. Un connubio perfetto tra design d'avanguardia e potenza. Oggi, l'ultima nata di casa MV Agusta sta per fare il suo ingresso. È la F3. È su questo circuito appena inaugurato che tra non molto una persona davvero speciale avrà un'opportunità unica. Provare la grinta di questa incredibile supersport. Ciao, mi chiamo Carlo, vengo da Perugia. Ho appena vinto la Mega Experience di Mega Fabbriche. Quando l'ho saputo ero veramente gasato. Devo provare la nuova F3 dell'MV insieme alla leggenda vivente del motociclismo Marco Lucchinelli. Piacere, Carlo. Ciao, io sono Marco e sarò il tuo istruttore per tutto il giorno. Non vedo l'ora. Se la prendiamo con calma, così vediamo di fare un bel salto di qualità da adesso arrivare a questa sicuramente sera. Sicuramente con te come insegnante sarà sicuramente divertente. Lo spero proprio. Andiamo. Carlo scopre con Marco Lucchinelli tutti i trucchi per affrontare al meglio il circuito in sella alla F3. In questa posizione, sì. La prima curva è da seconda, tutto questo pezzo è da seconda. Credo che la parte importante venga dall'uscita, la parte veloce, terza, quarta, che sia questo. L'entrata da terza, dove bisogna stare molto sulla destra per poter trovarsi preparati per la curva numero 6, che sarà da seconda. Sì. Arriveremo alla curva 8, che sarà un'altra curva da seconda, e questo fantastico rettilineo, dove proveremo appunto la cavalleria delle nostre moto. E si arriva di nuovo alla staccata, una staccata importante perché da sesta marcia si volterà in seconda. Questo è tutto da seconda e prima qui. È molto facile spiegarlo così, però io ho saltato un po' di teoria di quella che si fa in aula dietro alla scrivania. Perché? Perché sono più dell'idea che si impara con gli occhi. Quindi io direi di fare una cosa molto saggia. Andiamoci a cambiare. Perfetto, okay? Andiamo. Andiamo. Finita la lezione teorica, arriva il momento di scendere in pista. Pronti a dare gas. Eccoci qui, Marco. Stavo controllando gli oggetti da lavoro. Sì. Io guiderò un F4 1000 da 190 kg circa a 200 cavalli. Tu invece avrai la fortuna di guidare l'F3, 170 kg, 127 cavalli. Io non l'ho ancora provata, quindi sei più avanti più fortunato di me. Io di te. Una domanda prima di partire: come hai fatto a vincere il concorso? Con quale domanda per essere qui? Quanti cilindri aveva la moto di Agostini con cui hai vinto 14 mondiali? Tre cilindri, come questa che andrò a provare oggi. Pensa, l'ultima gara che ha fatto la tre cilindri, l'MV, in Germania, è arrivata davanti a me, ma non avrei saputo rispondere alla domanda in modo corretto. Bravo. Grazie. Adesso andiamo in pista a divertirci un po', vai. Bene. La F3 è una supersport leggera, veloce e compatta, che nasconde un segreto. Un motore derivato dal mondo della MotoGP. La nuova frontiera delle medie supersportive è tracciata dai numeri. 128 cavalli di potenza massima, 15.000 giri grazie alla gestione elettronica del motore e una velocità di 260 km orari. Bella ed efficace, su strada e in pista. E con una moto così per Carlo non è difficile divertirsi.
ragazzi, è stupendo. La cosa più bella del mondo, una scarica di adrenalina ogni volta che si apre il gas, si arriva in fondo al rettilineo a 220, va tutto velocissimo. È una cosa bellissima, veramente l'esperienza più bella della mia vita. Non lo so, tremano le mani ancora. Ringrazio MV Augusta per la possibilità che mi ha dato, National Geographic e Marco Lucchinelli per avermi insegnato il più possibile in questa giornata. Grazie veramente a tutti. Ecco chi siamo, National Geographic Channel.